Bene, ciao. Siamo ormai alla nostra 14ª pillola del Tao e oggi parleremo del dondolio del collo, che e lo vedrete che sarà quasi come il movimento che fa la gru quando è al lavoro. Questo movimento è leggermente un po' più complesso rispetto a quello che abbiamo visto la volta scorsa, che imitava un po' il dondolio del bruco. Ecco, naturalmente, facendo questo movimento stiamo attenti alla schiena e sentiremo appunto che la regione lombare e al collo si sentono lavorare. Praticamente cosa facciamo? Iniziamo sempre naturalmente una volta seduti, trovati in una posizione comoda, ci iniziamo questa posizione tenendo praticamente piegare la schiena verso la vertebra 2 e 3, circa metà praticamente della schiena, si spinge il collo verso le spalle, quindi piegandolo in fuori, e praticamente si piega l'osso sacro. Questo appunto, questo movimento, che è un movimento appunto in questo momento non è un'onda completa, ma è quello che si prepara ad essere come quello del movimento appunto dell'onda. Completeremo poi seconda parte, che quindi sarà anche quella seconda parte dell'onda, che allungando il collo, come proprio la gru, dicevo prima, proprio nel suo movimento di lavoro, e quindi dopo aver portato il mento in fuori, lo portiamo in dentro facendogli toccare la gola. Allo stesso tempo dobbiamo spingere indietro la regione lombare, creando appunto questo movimento di onda. Ho riassunto un po' questo esercizio, i due esercizi, anche quello precedente e questo, per cercare di facilitare e di comprendere meglio. Come vedete, questo primo esercizio della volta scorsa, si parte dal fondo schiena e con un dondolio si va verso il collo, poi dal collo si scende praticamente verso il fondo schiena. E questo, vedete, è l'esercizio della volta scorsa, mentre l'esercizio odierno, vedete, ci porta a spingere il collo molto in fuori e poi ci pieghiamo all'interno, toccando praticamente lo stomaco, quindi c'è il mento verso la gola. Come vedete, anche questa è praticamente un'onda più estesa di quella dell'esercizio prima, ma penso che vista così sia più semplice da capire. Quindi ora riposatevi, sorridete sempre la spina dorsale. E questa la sentirete, se avete fatto bene l'esercizio, la sentirete vibrare e sentirete che arriva praticamente al cervello la chi, e anche alla spina dorsale, la chi che arriva dalla terra e diciamo dall'universo. Questo sentirete quindi scaldarsi e rilassarsi la spina dorsale. Questo esercizio andrebbe fatto 18-36 volte. Bene, anche questo, avete, esercizio breve, lo terminiamo e ci sentiamo alla prossima.